E proviamo ad entrare qui dentro a questo punto. Non so se ci sia un SCP vivo. Oddio, io non lo so, ragazzi. Allora lasciate mi piace. Iscrivetevi, attivate la campanellina. Condividete questo video con tutti i vostri amici. Lo so che l'avete fatto. Se non l'avete fatto, fatelo. Vi lascio ancora 5 secondi e poi entreremo. Ok? Allora, 3, 2, 1. E ciao a tutti, però ci siamo tornati con un nuovissimo video. Ragazzi, quest'oggi siamo tornati nel mondo degli SCP per proseguire con la nostra avventura. La scorsa volta abbiamo, diciamo, scoperto una base piccolina con un SCP, una stanza di contenimento con al suo interno l'SCP Soggiorno vivente, e abbiamo trovato anche lo scienziato, quell'SCP strano che abbiamo, diciamo che si è liberato, non che l'abbiamo liberato, che si è liberato dalla stanzetta là sotto, diciamo dalla base degli SCP sotterranea. Questa volta siamo qui, cioè sono appena entrato nel mondo. Ci siamo lasciati esattamente dove eravamo la scorsa volta. Io non ho ancora visto nulla, non ho ancora controllato se ci sono magari dei nuovi oggetti, però mi sembra di vedere già qualcosa che prima non c'era. Quindi adesso direi di iniziare. Vedo che qua hanno messo pure delle ventole, gli scienziati, forse per la ventilazione. E infatti questo Go Here, questo non c'era la scorsa volta. Me lo ricordo bene. Esattamente, questo non c'era. È una mappa particolare, non è neanche completa. Però è molto grande. Probabilmente noi dobbiamo andare qui perché è proprio un percorso che va da qua a qua. Però non mi sembra di vedere nulla di particolare, cioè vedo questi puntini rossi sulla mappa. Non vedo un granché, ci sono un po' di fiumi. Però a parte quello non è una mappa molto particolare. Allora direi, teniamocela qua nella mano, ci teniamo anche la pistola e proviamo ad uscire. Intanto la piaga zombie non l'hanno ancora messa via, probabilmente la tengono lì, tanto questa base dovrebbe essere Ok, parecchio eccoci sicura. qua. Qui c'è sempre uno di quei topi maledetti. Secondo me questi topi comunque portano tipo, non so, la peste o qualcosa del genere. Secondo me c'entrano con il dottore della peste. Qua sento un villico. Ma ci sono ancora dei villici all'interno di questo villaggio? Oddio, sì! Ce n'è uno! Era da un sacco di tempo che non vedevamo dei villici in questo villaggio. Wow! Vabbè, allora direi di andare verso la mappa. Non so in che direzione vada, forse va di qui? Nel deserto ghiacciato? Di sicuro va dove ci sono i ghiacci. Però non so di preciso dove, forse. No, No, mi sa che qui. non va di qui perché ci stiamo solo spostando. Si è pure messo a piovere. Perfetto. Mi sa che non va di qui. No, aspettate, però c'è una parte prima di, diciamo, verde. E poi c'è il deserto ghiacciato, quindi forse va di qui o di qui, perché di qua non c'è il deserto ghiacciato. Però qui dietro forse sì. Qui dietro non abbiamo ancora guardato, né, non ci siamo mai andati. Quindi direi che adesso è il momento giusto per andarci. Oddio. Chissà, secondo me dobbiamo tipo andare in un'altra base. Magari c'è un'altra base. Ok, sì, guardate qui. Mi sa che siamo nel posto giusto. Mi sa che dobbiamo andare in un'altra base degli SCP, forse una base che è stata attaccata. Sempre da quell'SCP strano che abbiamo trovato nelle profondità di quel laboratorio che si è appunto liberato da solo.
Ormai sono passati un bel po' di episodi da quando l'abbiamo visto per la prima volta. Ok, però sì, guardate, siamo comparsi nella mappa. Dato che la freccina si muove molto lentamente, mi sa che il viaggio è Guardate quanto qui. lungo. Adesso non si vede perché c'è la tempesta. C'è il bioma dei ghiacci. I picchi ghiacciati. Come ho sempre detto, quando ci sono questi biomi molto particolari, significa che i seed sono parecchio strani. Proviamo a proseguire. Siamo quasi arrivati e siamo più o meno a metà. Quindi se c'è qualcosa dovremmo iniziare a vederlo adesso. Però io non vedo nulla in realtà. Dobbiamo proseguire ancora un po'. Qua ci sono anche degli alberi che comunque sono poco visibili sulla mappa. Sono quello che stiamo cercando è oltre questi alberi, addirittura. È parecchio lontano, eh? Comunque. Ok, qua c'è la pioggia perché stiamo entrando in una foresta, però rinizia subito la neve. Oddio. Io non vedo niente, però. Cioè, qua siamo quasi arrivati. Forse è proprio in fondo, in fondo. Qua c'è pure un lupo. Lupi, lupi, ci sono un sacco di lupi, però io non vedo niente. Oh, guardate lì. C'è una costruzione. Ok, mi sa che qualcosa abbiamo trovato. Oh, guardate qua. Guardate qui cosa c'è. Sembrerebbe essere un laboratorio. È un laboratorio. Molto grande. Non ho mai visti di così grandi. Cavolo, sei grande. Guardate qui. Proviamo a scendere. Ok, senza farci del male. Non ho mai visto un laboratorio così grande. E lì comunque lì in cima c'è qualcosa. Oh, cosa c'è qui? La porta, forse questa è l'entrata? Sì. E guardate qui. Sta qui dentro la ghicchia anche abbastanza. Guardate qui, porte aperte. Questo significa solo una cosa. Vediamo qui se c'è qualcosa. No, non c'è niente. Qua c'è una leva, però non serve a nulla. Le porte aperte significa che il nostro SCP amico è passato di qua. Sembrerebbe essere un laboratorio abbandonato perché è completamente al buio. Però le luci. Oh! Oddio, i ragni d'ombra. E qui cosa c'è? Centrale elettrica. Allora, chiudiamoli fuori. Ecco. Questo cos'è? Oddio, non lo voglio neanche sapere. Ascoltate, entriamo qui. Sta laggando anche parecchio qua dentro. Vuol dire che c'è qualcosa di grosso. Ok, adesso abbiamo ripristinato l'illuminazione. Ah, guardate qui da dove sono usciti i ragni d'ombra. E questa qui è proprio una base abbandonata, eh. Cerchiamo di chiuderli fuori. Oddio, se la. Rumore inquietante. Mamma mia, ragazzi, se lagga. Vediamo, controlliamo i cassetti, però anche questo computer è vuoto. Questi cosa sono? I bagni. Cavolo, ragazzi, va a scatti, eh. Oh, oddio.
Lasciamolo qui. Ok, va bene. Guardate quell'illuminazione. No, ragazzi, è allucinante. Proprio a scatti. Qua la porta era aperta, come mai? Si nasconde qualcuno? No. Ok, togliamoci di qui perché. No, aspettate, qui ci sono i ragni d'ombra. Ok, andiamo di qui. No, dobbiamo per forza tornare indietro di qua. Eccoli qui. E che cavolo, andiamo di qua allora. Non so se ci siamo già passati, probabilmente no. Ok, loro non fanno in tempo. Qui. Qui c'è una porta aperta. Teniamo sempre la pistola a portata di mano. No, però qui non c'è niente, ragazzi. Non lo so. Oh, controlliamo qui dentro. Visore notturno. Ok. Cos'è questo? Blank document. Ci sono delle batterie. Possiamo sovrapporle? Sì. Ok, le prendiamo perché ci possono servire. Questo documento bianco lo prendo perché. Questi li possiamo sovrapporre? No. Però va bene, prendiamo uno nuovo. Chiave di livello 3 e un cacciavite. Una torcia. Chiave di livello 1. Un altro documento bianco. Ok, sto iniziando ad incuriosirmi parecchio. Qui naturalmente c'era qualcuno. Oh cavolo. No, state fuori. Questo è passato, uccidiamolo. Che questi mi sa che si attaccano. Eh sì, questi mi sa che si attaccano alla nostra ombra, eh. Dobbiamo stare attenti. Di qui? Ok, qua mi sa che. No, qua è all'inizio. Allora andiamo di qui. Caffetteria. Wow, guardate qui. Cavolo, entriamoci dopo, più tardi ci entriamo. Qui ho visto che c'è un'altra stanza. Una sala di contenimento. Oddio, guardate chi c'è lì. C'è un occhio. Ok, lasciamolo lì. Però qui sento anche. Oddio. Mi sa che siamo nella. Cos'è questo? Storage area. Ah, ok, qui c'è tutta la roba. Cavolo, ragazzi, ascoltate. Wow. Ascoltate, allora qui, dato che mi avete chiesto di fare delle live, ci torniamo in live. Adesso usciamo. Dov'era? Di qui? Oh no! Aspettate un attimo. Come si accendevano con questo? Dov'è? Eccoli. Uccidiamoli. Ok. Mangiamoci anche una pillola. No. Ok, usciamo di qui. Questi effetti non ci passano. Mangiamo una pillola.
Ok, ne abbiamo mangiate due, non fa niente. Ok. Ascoltate, questo posto lo esploreremo in live. Eccoci. Magari prendiamo questa esperienza. Lo esploriamo in live. Adesso andiamo a visitare quella stanza dove erano tutti morti. Questa qui è proprio un altro topo. Porco cane, questi topi. Caffetteria, ecco. Dove c'erano dei villici morti. Guardate qui. Sono scienziati morti questi. Ok, qua ci sono delle pezze, fette di pizza. Carne ovina cruda, non ci interessa. Qui c'è una porta. Ah, forse ho capito dove porta questa qui, ok. Vi ricordate quella struttura che abbiamo visto fuori? Porta lì sopra. Porta proprio lì sopra. Perché, oppure porta in un condotto. Adesso vediamo subito. Speriamo che non porti in una stanza di contenimento. Sempre con le porte high tech. No, 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 guardate, guardate. Siamo nella stanza che abbiamo visto fuori prima. Sì. Eccoci qua. E qua sotto è proprio il laboratorio. È mimetizzato completamente, guardate che roba. Controlliamo i computer. No signal, no signal. No signal. Mi sa che sono tutti nessun segnale. Nessun segnale. È certo perché sta piovendo, comunque sta nevicando. Cioè, guardate di qui c'è una bufera di neve, quindi mi sembra che è ovvio che non prenda. Magari quando finisce riuscirà a prendere. Qui non sembra esserci nulla. Guardate qua. Questa qua doveva essere una sorta di sala riunioni, ragazzi. Di sicuro. Però qui dentro c'è qualcosa. Vediamo un attimo. Carta di livello 5 richiesta. Ok, mi sa che qua dentro c'è un SCP. Non vorrei sparare una cavolata, ma mi sa che qui dentro c'è proprio un SCP. Già, questa qua mi sa che è proprio una stanza di contenimento. Ci sono dei computer. Livello di radioattività molto alto. Temperatura a meno 200 gradi Celsius. E qui c'è pure una tuta antiradiazioni, ok, mettiamocela. E proviamo ad entrare qui dentro a questo punto. Non so se ci sia un SCP vivo. Oddio, io non lo so, ragazzi. Allora lasciatemi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questo video con tutti i vostri amici. Lo so che l'avete fatto, se non l'avete fatto, fatelo, vi lascio ancora 5 secondi e poi entreremo. Ok? Allora, 3, 2, 1. Ok. Pistola, c'è qualcuno? Sì, guardate qua, c'è proprio il ghiaccio, fa proprio freddo. Non sembrerebbe esserci nessuno. Questo qua. Ah, c'è proprio un sistema di tubature. Guardate, questi qua sono i tubi, questi qua sono ventole. Forse sono quelle che riescono a mantenere la temperatura sempre di meno 200. Questo qui, ragazzi, non volevo spararci. Guardate qua, è il coso per regolare la temperatura. Noi non possiamo. Non possiamo farci niente, non possiamo toccarlo. È quello che serve per regolare la temperatura. Guardate, sul livello più basso significa che la temperatura qui dentro è gelida. E poi c'è un sistema di tubi che porta questa temperatura, diciamo, a tutta la stanza. Qui dentro la temperatura è molto bassa, anche a quanto pare la radioattività. Forse perché le temperature sono così basse che si sviluppano organismi radioattivi, non ne ho idea. Qui c'è pure un computer. Questo
Questa qua sembrerebbe essere un'altra di quelle, una sorta di banca dati. Databases corrotti. SCP-0 barretta barretta 5. Questo non mi dice niente, però. Voleva dire che... infatti, guardate qui. Io non ve lo volevo dire, però, cioè, volevo un attimo guardarci dopo, però qua l'SCP, cioè, qui sopra c'era qualcosa, però qua qualcosa, cioè, manca. Qua sopra non c'è niente, ragazzi, guardate, non c'è niente. Qua c'era, guardate, io non so adesso, vedete, io ci posso mettere la redstone. Qua sopra non c'è assolutamente niente. Qui c'era un SCP, a quanto pare. Ed era un SCP-0, un numerino e 5. Terminava con 5, iniziava con 0. Quindi potrebbe essere 005. C'è un oggetto SCP. 005, 015, 025, 035, 045. Adesso non lo so quali SCP oggetti. Perché questo qui era un SCP che si è Quell'oggetto. liberato l'ultima volta. È venuto qui e ha rubato un SCP che c'era qui sopra. Ha rubato l'oggetto che c'era qui sopra. Potrebbe essere un oggetto molto potente. Perché ricordiamoci che lui sta elaborando una sorta di piano per distruggere il nostro mondo come lo conosciamo. Pazzesco, ragazzi. Allora, usciamo. Guardate, qui ci sono delle ventole. Perché probabilmente per toglierci la radioattività. Pazzesco. Allora usciamo di qui. Ok. Questo video probabilmente sarà durato più del solito. Però direi di chiudere qui l'episodio. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. In descrizione trovate la mia pagina Instagram. Commentate, condividete questo video, attivate la campanellina per non perdervi tutti quanti i video. Probabilmente non so se porterò un video oppure un altro episodio in live, dove esploreremo tutto questo laboratorio. Non lo so cosa ci sarà. Può essere che farò una live, può essere che farò un video. Magari più video, perché questo laboratorio qua sotto è veramente molto grande. E nulla, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao, Free Bomber.